No, è vero. Romane, naturalmente. Ecco. Quindi sono ed affascinata. È, insomma, ci sono tanti modi, tanti obiettivi che dobbiamo cogliere. Uno dei quali è certamente quello del recupero del patrimonio, non solo quello del museo, ma anche quello delle dimore. Sapete che i nostri palazzi, sì, dei nostri centri storici, Roma, ma tutte le grandi, tutte le città, grandi e piccole d'Italia, hanno dei gioielli. E l'associazione delle dimore storiche li apre. E aprendoli dà vita anche ai mestieri e ai lavori che in qualche modo degli artigiani che li hanno costruiti o che vivono intorno a questi palazzi. La nostra Barbara Gasperini ha indagato, vediamo. Si è divertita. Cortili, ville, giardini e palazzi schiudono quella ricchezza conservata con cura dai proprietari, offrendo ai visitatori l'opportunità di cogliere l'importanza storica e culturale di un così rilevante patrimonio italiano. È una manifestazione che va avanti oramai da tanti anni, ogni anno ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Ministero dei Beni Culturali. Parliamo di giornate nazionali, giornate in cui nel 24 e 25 di maggio ne apriamo al pubblico, perché i proprietari hanno voglia di condividere i loro beni, la loro proprietà con il grande pubblico. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, di sensibilizzare la politica e il governo sul tema dei beni culturali privati. Qual è la motivazione che spinge un privato proprietario di un palazzo, di una dimora storica, ad aderire a questa iniziativa? Beh, sicuramente è un nostro dovere aprire, anche perché noi da sempre i palazzi, specialmente questi palazzi romani, sono stati in strettissimo contatto con la città. Le strade sono definite dalle facciate dei palazzi. Il concetto del cortile è nato a Firenze, però poi è stato ampliato in maniera ricchissima e estremamente articolata proprio a Roma. Quindi nei cortili romani troviamo veramente una grandissima varietà architettonica. Partiamo ad esempio dal cortile di Palazzo Sforza, che ha questo porticato meraviglioso, fino ad arrivare per esempio a questo cortile, che è un cortile più semplice, che però rappresenta perfettamente la tipologia dei cortili e dei palazzi settecenteschi romani. Quest'anno abbiamo voluto far partecipare gli artigiani, che sono quelli che poi mantengono questi beni e quindi vivono un po' di simbiosi con noi. Oggi è l'età dell'internet, della tecnologia, quindi questo è tutto il vecchio, però l'Italia è leader nel mondo nella conservazione e credo che noi facciamo un lavoro molto impegnativo e anche molto importante proprio nel portare avanti questi mestieri. Il valore di una cultura legata alla tradizione, ad un'appartenenza al territorio come quella nostra, all'artigianato della cultura romana, in realtà nell'era delle tecnologie innovative assume la vera forma di innovazione, perché la tecnologia ti si impara, l'artigianato della manualità serve ad imparare. È davvero bello vedere rivivere, come dicevi tu.